Ospite di Caterina Balivo nel programma di Rai 1 Vieni da me, Vilma De Angelis ha sorpreso tutti quanti con una dichiarazione inaspettata. L'interprete del brano La casetta in Canada, ha infatti dichiarato di essere stata per ben 10 anni l'amante di un uomo sposato. Amante per 10 anni del pianista di Little Tom, ha partecipato al classico gioco di Vieni da me, ovvero la cassettiera, e per l'occasione la De Angelis ha lasciato Caterina Balivo e tutto lo studio senza parole. Nel pieno racconto dei vari ricordi, infatti, Vilma De Angelis ha raccontato di essere stata fino al 1976 l'amante di un uomo sposato e che tutti erano a conoscenza della situazione. Durante uno spettacolo dedicato ai film Disney, conobbi questo bellissimo uomo che era il pianista di Little Tony. Io mi innamorai subito di lui, ma dopo mesi, Little Tony mi disse che era sposato e aveva 3 figli. Sono stata quasi 10 anni la sua amante. Ero diventata anche amica della moglie di cui poi sono diventata amica. Sapevano tutti della nostra storia e a me andava bene perché io non volevo sposarmi e non volevo un uomo che mi tappasse e amo, Gianni, il grande amore di Vilma De Angelis. Oggi, all'età di 87 anni, Vilma De Angelis vanta una bella e lunga carriera, nel vesti di cantante, conduttrice televisiva e attrice in canale. Chi non si ricorda infatti della De Angelis alla conduzione di vari programmi televisivi dedicati al mondo della cucina. O mentre interpreta la casetta in Canada, nel corso degli anni, inevitabilmente, la sua carriera ha subito dei cambiamenti, ma soprattutto Gianni, al suo fianco, vi è l'amore della sua vita, ovvero Gianni, di 10 anni più giovane di me. Il mio grande amore l'ho incontrato parecchi anni fa ed è ancora con me, ha raccontato emozionata la De Angelis, per poi svelare come, dopo ben 25 anni di relazione, continui ad essere felicemente fidanzata, ognuna la propria casa anche